riproducono in miniatura gli ecosistemi in cui vivono i pesci, ripropongono gli ambienti fino a diventare dei lussureggianti giardini subacquei, marini o ad acqua dolce. Gli acquari sono una passione per grandi e piccini. Alla fiera Milano City è andata in scena l'Aquarium Show, la prima fiera internazionale degli acquari e dei pesci ornamentali. Oltre 40 espositori, con più di 100 acquari e migliaia di pesci, ma anche workshop e incontri con esperti per approfondire la conoscenza di un fantastico mondo sempre più in crescita. Sì, non è affatto un mondo di nicchia. Il mondo degli acquari conta circa 3 milioni di vasche nelle case degli italiani di tutte le dimensioni, dove nuotano ben 30 milioni di pesci. Cifre importanti che riguardano anche il mercato, che solo per i mangimi fattura 12 milioni di euro l'anno e più di 53 milioni per gli accessori. In un settore che attira ogni tipo di acquariofilo, dall'esperto a quello alle prime armi. L'acquariofilo è quello che ama, che fa l'acquario domestico. La prima cosa è capire che cosa vuole e quindi documentarsi sulle specie o sul biotopo da ricostruire. Dopodiché allestirlo quando l'acquario ha maturato l'acqua, ovvero ha dei valori stabili, può iniziare a introdurre prima le piante e poi gli animali. Ovviamente i tempi variano in base al volume dell'acquario, ma in media ci vogliono 20 giorni per riprodurre le diverse condizioni, dagli stagni continentali agli ambienti con le barriere coralline tropicali. Adulti e bambini si lasciano incantare, ammirando il lento e sinuoso movimento dei pesci, che secondo alcuni studi produce un effetto rilassante in chi lo osserva. Insomma, un aiuto in più per eliminare lo stress e una fonte di divertimento soprattutto per i più piccoli, come quelli che all'Aquarium Show hanno incontrato i due esemplari di pesce pagliaccio e pesce chirurgo blu, le versioni reali di Nemo e Dory, i simpaticissimi protagonisti del film d'animazione Disney Alla ricerca di Nemo.